L'Etna, la montagna di fuoco, il vulcano più alto d'Europa, uno dei più spettacolari del mondo. La sua è una terra tormentata da oltre 500.000 anni, che oggi, da più di 3.400 metri d'altezza, domina la Sicilia e il Mediterraneo. Sulla sommità, il deserto vulcanico è faticosamente conquistato da specie vegetali coraggiose, come l'astragalo e la saponaria. Shirley, un cane husky, e Franco Emmy, una guida alpina, ci accompagnano nella Valle del Bove. Gli strati accumulati dalle varie eruzioni del vecchio edificio vulcanico sono qui quanto mai evidenti. Stiamo per avventurarci in un'area il cui paesaggio è mutevole come le stagioni e sorprende anche chi, come Franco, lo vede ogni giorno. Ora è tutto un po' cambiato per via di questa eruzione, dove andiamo a vedere all'interno uno spessore di lava dall'incirca 40-50 metri di spessore, perciò la fisionomia della valle è cambiata totalmente. Sull'orlo di questa immensa valle e sopra un mare di nuvole ci apprestiamo ad iniziare una ripida discesa per andare ad assistere ad uno dei più potenti e maestosi spettacoli che la natura offre all'uomo, un'eruzione vulcanica. Una discesa lenta che inizia a circa 3.000 metri e che avviene nel silenzio. All'interno della valle una prima sorpresa. Non c'è solo il grigiore della cenere, ma rocce coloratissime, stratificate, sotto un cielo che si fa sempre più azzurro. Siamo scesi circa 200 metri dentro questo edificio vulcanico, dove vediamo qua sulla parete i vari strati di attività vulcanica del vecchio edificio dell'Etna. Infatti quello più rosso dovrebbe contenere molto più ferro, più giallo contiene più zolfo, più incrostazione di zolfo. E da questo pezzettino che vediamo qua ne vediamo già all'incirca 7-8 strati, e questi sono già delle attività del vecchio edificio, attività esplosive, solamente attività esplosive, perché si vede benissimo che è solo polvere, solo cenere, non colate di lava. Shirley, pur essendo un cane da slitta, sembra trovarsi a proprio agio vicino al torrente lavico che ha minacciato Zafferana Etnea nel 92. Siamo all'interno dell'Etna primordiale. La montagna doveva essere un maestoso edificio vulcanico, alto più di 5.000 metri, le cui pareti dimezzate sembrano abbracciarci. Lo sprofondamento di questo gigante, avvenuto in epoche diverse, ha lasciato una depressione di un diametro di parecchi chilometri, oggi coperta da un impressionante strato di lava fumante. Ecco Maurizio, siamo per arrivare proprio alla prima bocca di questa eruzione, dove c'è una grossa quantità di lava che fuoriesce, meta di tanti studiosi, perché è una cosa più interessante di questa eruzione, non ci potrebbe essere da studiare, meta di molti turisti, di cui ora ci affacciamo qua sulla bocca principale e possiamo vedere un po' di lava, di questo magma che scorre all'interno. Le reazioni di questa gente sono un po' particolari, al primo impatto c'è sempre un po' di paura, ma una volta che si incominciano ad assicurare, che incominciano a conoscere un po' l'andamento
di questo vulcano, diciamolo cattivo, ma in effetti è un vulcano buono, e possiamo vedere benissimo, come anche voi stesso siete abbastanza sicuri, siamo proprio sul tunnel di lava che scorre, questo tunnel che scendeva giù fino a Zafferana minacciando il paese di Zafferana. Da questa bocca stanno uscendo in questo momento circa 4 metri cubi di lava al secondo, qualcosa come un autotreno con rimorchio ogni 4 secondi. Abbiamo rallentato la ripresa che segue, poiché è stato possibile resistere solo pochi istanti vicino alla cascata lavica, la cui temperatura è superiore ai 1200 gradi. Queste pareti, alte decine di metri, dalla geometria perfetta, che sembrano murate a secco dall'uomo, sono i dicchi, massi accumulati da antichissime eruzioni e rimasti parzialmente intatti allorché avvenne lo sprofondamento del vecchio edificio vulcanico. Tutti convergenti verso i crateri sommitali sembrano pronti a crollare al primo movimento tellurico. Ci avviamo verso la sella che ci separa dalla civiltà. Le nostre ombre lunghe indicano che la sera si avvicina dopo una giornata intera passata nella più arida, aspra e bruciata valle d'Europa. Lo spettacolo che l'Etna offre di sé è differente a seconda dei versanti. Scendendo di quota, tra i 1500 e i 2000 metri, ai piedi di quello che viene definito il deserto vulcanico, troviamo i primi consistenti insediamenti di verde che faticosamente riconquistano un terreno arso dal fuoco e reso sterile dalla lava. Questi pini larici della varietà calabrica, qui chiamati zappinu, sono secolari. Le loro radici affondano per metri e metri alla ricerca di alimento. Si incontrano spesso isole di verde circondate da fiumi di lava grigia. Ma le aggressioni agli zappinu non vengono soltanto dalla lava. È frequente infatti vederli invasi dal vischio e assediati dal ginepro. Nonostante le disinfestazioni, la processionaria è presente su molti pini. Essendo ghiotta di aghifoglie, trova qui cibo in abbondanza. Poi ci sono i picchi che forano i tronchi e i fulmini che li frustano. In particolare ciò accade a Pian Galvarina, dove, per strane condizioni geomagnetiche, non c'è pino che non sia stato colpito dalle saette di fuoco, riportando vistose ferite.
non è solo spettacoli inquietanti. La pineta di lingua glossa è un esempio secolare di riconquista del suolo lavico. Estesa per centinaia di ettari sul versante nord, è estremamente fitta e i suoi pini raggiungono in media i 25 metri d'altezza. Non c'è pianta tra le migliaia che non porti il segno dell'estrazione della resina, praticata fino a 30 anni fa per produrre soprattutto l'incenso per le chiese. Paesaggio bellissimo, ma ad alto rischio d'incendio. Così le vedette forestali assicurano, in rifugi come questo durante il periodo estivo, 24 ore al giorno di sorveglianza. Da questo punto l'Etna offre una vista veramente suggestiva. Ad est il Mar Ionio che si perde nel Mediterraneo. A nord il Tirreno, che in giornate terse mostra le isole di Stromboli e di Vulcano, propaggini estreme della Montagna di Fuoco. Dei 50.000 ettari costituenti il parco naturale dell'Etna, 20.000 sono demaniali, acquistati e curati dal corpo forestale della regione siciliana. La forestale assicura il servizio di vigilanza contro gli incendi e contro il bracconaggio all'interno del parco e provvede a far eseguire tutte le opere di manutenzione. Qui siamo nel Bosco Nave. Negli anni 50 l'amministrazione forestale ha avuto in gestione questi terreni da parte del comune di Bronte. Trattavasi di boschi estremamente degradati. Nelle formazioni di Leccio e Roverella si è intervenuti con tagli di cetuazione, dai quali poi dalle ceppaie sono rigenerati quei polloni che via via saranno avviati verso la fustaia. Nelle zone dove invece il bosco era completamente scomparso si è intervenuti con dei coniferamenti con impiego di Pinus insigne. La presenza del pino insigne qui e delle conifere in genere serviva a migliorare il terreno e creare un substrato umifero affinché si potesse dare un certo grado di fertilità al terreno e favorire la disseminazione naturale del leccio, della roverella, che sono le specie diciamo, locali più rappresentative. In questo ambiente così speciale sono speciali anche i funghi. Infatti hanno un sapore del tutto particolare, dovuto ai minerali di cui è ricco il terreno. Uno dei mestieri praticati sulla Montagna di Fuoco fino a non molto tempo fa era quello del carbonaio. Consisteva nel dar fuoco a cataste di legna verde, controllando continuamente il falò per 6-8 giorni, fino a trasformare la legna in carbone da vendere in paese. Un mestiere duro e povero. Io avevo 65 anni e faccio carbonaro in questa montagna, ma io mi sento felice in questo pagliaro, mezza neve, mezza tempesta, mezza tutto così. Ho giocato 5 figli e le sposavo con la miseria, perché un mestiere di carbonaro è povero, non ci danno un granché. Eppure mi sento felice in questo pagliaro, stai mangiando un pezzettino di pane, mi va a allungare i peri e stai bene. Che cosa la mia vita e ci vorrei anche dormire e anche morire nella montagna, che per me è stata una grande felicità. L'Etna non è solo il grigio della sua lava spenta o il rosso delle sue eruzioni. Soprattutto in autunno, a montagna, come la chiamano qui, si veste a festa. C'è un valzer di colori e una farfalla apre le danze. Thank you.
Una delle rarità botaniche di quest'area è la ginestra dell'Etna, che si sviluppa sino a raggiungere dimensioni arboree. I comuni cespugli che conosciamo qui sono veri e propri alberi che in estate si tingono la chioma di un giallo particolarmente intenso. Numerosi rifugi sono aperti a chiunque cerchi ospitalità e riparo per la notte lungo i 1000 chilometri di percorsi etnei battuti continuamente dagli uomini della forestale. Per questo lavoro non c'è orario, specialmente quando si fanno servizi di bracconaggio, cioè servizi sulla caccia, come anche quando si fanno servizi sugli incendi non c'è orario. Fauna nell'Etna ce n'è tanta, ecco. Qualche volta si è visto il gatto selvatico, abbiamo visto anche il riccio, e nella parte alta la lepre e la cotornice, e si è vista anche l'aquila, specialmente nella zona di Randazzo. L'anno scorso, la prima volta che l'ho vista, che neanche io ero per stesso a crederci, vedermela spuntare davanti, che era proprio accovacciata su una pietra lavica, vedermela alzare davanti, non sapevo cosa sentire. Di storie da raccontare, la montagna di fuoco ne ha migliaia. Fino a 40 anni fa, ad esempio, i suoi sentieri erano percorsi da contrabbandieri, ma non di sigarette, di frumento. Incredibile, ma vero. Non appena finita la guerra, c'era un vostro micenzi che l'univo, e non c'era che cosa mangiare. Non c'era. Noi andavamo a rubare un po' di uva, un po' di frutta, e per bere. Quando appunto capitavano, non ammazzavano magari la colpa. Poi andavamo a lavorare, a estate, sul mento, tre patti dove pigliavo padrone, e andavamo oltre lo picca, non lo avevano passata. E allora che andavamo a fare? Andavamo a mangiare la pagina, per non sapere come lo buttavamo, non lo buttavamo. Poi qualcuno ci succhiava qualche poco, per trasportare, per poterlo vendere, aveva camminato sempre sciare, non te o no. E se andavamo là, c'era delle volte che ci pagavano, c'era delle volte che ci davano magari i colpi dove ce l'avevano sul mento. E se non tornavano, senza soldi, senza sul mento, uno poteva passare, non c'era uno che... Udaggi, cose, sequestravano tutte cose, e allora a passare sempre a mucciare, a bosca, per non far vivere nessuno. Nei paesi grossi, che avevano i soldi, si compravano. Ma a cavo guadagnare, 500-600 lire su vecchio era quanto poteva vendere il carro. Ma 500-600 lire tanto, cattava la pasta, cattava l'olio, cattava le cose per i piccerilli, e cattava tante cose. Per gli etnei, la montagna non è solo una presenza minacciosa, ma anche un'inesauribile risorsa di materia prima, soprattutto per le costruzioni. Estratta e lavorata oggi come nei secoli scorsi, la pietra lavica è impiegata per la costruzione di strade, case e chiese. La Basilica di Randazzo ai piedi dell'Etna è un esempio dell'impiego artistico della pietra lavica. Dalle mura portanti ai fregi di rifinitura al colonnato interno, il magma, ormai freddo, arricchisce anche il più severo luogo di culto. L'Etna, la montagna di fuoco, una madre temibile,
ma anche prodiga con le popolazioni che vivono sulla sua terra. Il verde dei boschi e il colore dei fiori sembrano voler cancellare l'asprezza del paesaggio lavico. Ma l'Etna rimane pur sempre uno dei più grandi vulcani del mondo, ancora oggi vivo e pulsante. Prima di allontanarci, guardiamo ancora una volta, sbalorditi e attoniti, il suo grandioso spettacolo pirotecnico.